La Mandel & Associates ha appena festeggiato 25 anni di attività e in questo lasso di tempo il proprietario John Mandel e i suoi dipendenti hanno avuto molte opportunità di espandersi e portare avanti progetti significativi che risanano dalla contaminazione ambientale per proteggere il suolo e le risorse idriche. I clienti, comprese le grandi aziende, sono disposti a pagarli molto per aiutarli a rispettare gli standard di sicurezza pubblica, per testare le proprietà che vogliono acquistare o per aiutarli a smaltire correttamente i rifiuti o a ripulire le proprietà. Questo rende possibile ai Mandel di farsi carico anche di progetti sociali, come aiutare le comunità che non potrebbero pagarli per un determinato lavoro o diventare cassa di risonanza per questioni di politica pubblica a sostegno della protezione ambientale. Tutte le persone hanno diritto all'acqua pulita e alla terra. Non importa il livello di reddito, il background, il luogo in cui vivono o se hanno influenza politica. E noi scegliamo di condividere il nostro tempo, le nostre competenze tecniche per contribuire a rendere questo una realtà. Abbiamo necessità di essere pagati e come imprenditore responsabile ho bisogno di fare in modo che la nostra azienda lavori abbastanza da fornire un buon stipendio ai dipendenti e alle loro famiglie. Scegliere alcuni progetti più remunerativi ci permette di intraprendere progetti non retribuiti che sostengono un pianeta pulito per tutti. Anche se questi non portano benefici finanziari, questo tipo di lavoro ci permette di mostrare agli altri la nostra convinzione che siamo tutti vicini su quest'unico pianeta, che facciamo parte del quartiere e che siamo impegnati ad aiutare a tutti. Lavorano in comunità come nella cittadina di Franklin, nell'Indiana, dove l'aumento dei tumori infantili ha fatto sì che un gruppo di genitori iniziasse a parlare e a cercare aiuto. Stavano soffrendo e noi avevamo gli strumenti e le competenze per aiutare potenzialmente a scoprire cosa stesse succedendo. Campionando sistematicamente l'acqua e il suolo della zona e mappando i risultati, i dipendenti della Mandel scoprirono che i rifiuti industriali smaltiti in modo improprio da decenni erano penetrati nella fornitura di acqua potabile locale ed erano molto probabilmente la causa dell'aumento delle malattie, nonostante i rapporti di un'agenzia governativa federale dicessero che non era possibile. Abbiamo cercato di condividere le nostre scoperte nel modo più obiettivo possibile e i fatti hanno parlato da soli. C'era una possibile connessione tra i rifiuti industriali e l'aria interna che stavano respirando. Il nostro lavoro era quello di portare alla luce per il governo che loro non si stavano occupando di questo problema e li abbiamo pubblicamente invitati a trovare un modo migliore per sostenere gli standard di sicurezza dichiarati e fare più test nella zona. E ci sono altri esempi per dire come l'azienda lavori nel ripulire le aree più povere dello Stato. Le situazioni ambientali problematiche nelle aree più povere ricevono meno attenzione. Questa è un'occasione per i dipendenti Mandel per trovare risposte più giuste. Lo fanno anche donando il loro tempo alle giornate di advocacy presso la sede dello Stato dell'Indiana a favore dell'azione ambientale e climatica. A motivo del nostro lavoro, la nostra reputazione e la nostra voce hanno più peso sulle questioni ambientali e sentiamo che è una nostra responsabilità usare questo a beneficio di tutti.